Continua il nostro viaggio nelle PMI sostenibili con Daniele Guidi, Quality and Sustainability Manager di Guidi SRL. Insomma, parlavamo di sostenibilità, di questo concetto che non è soltanto riducibile alla questione ambientale, ma quando parliamo di questa strada, parliamo anche di qualcosa che riguarda il rapporto con i collaboratori. Siete una PMI, 30 collaboratori e nessun licenziamento neanche durante le crisi, quindi No, crisi del siamo. 2018, pandemia. Insomma, questo è un dato di fatto che in ogni caso rende merito alla vostra realtà, che è evidentemente molto solida da questo punto di vista, ma anche un bassissimo turnover. Che cosa vuol dire per voi sostenibilità da questo punto di vista? Allora, sostenibilità da questo punto di vista per noi è un rapporto, adesso non vorrei usare familiare perché è molto abusato come termine. Però è un rapporto lavorativo dove, di rispetto reciproco verso e da parte dei nostri dipendenti, si è sempre cercato di avere un ambiente di lavoro pulito, sano, con macchinari sempre più moderni, quindi sempre un'attenzione verso la modernità del macchinario che ti permette di avere meno incidenza di infortuni. Infatti noi abbiamo infortuni lievi con una media di uno ogni 5 anni, quindi molto, molto buono come nel nostro ambiente della metalmeccanica. Abbiamo dipendenti che lavorano da noi da sempre, sono da pochi anni andati in pensione due fratelli che hanno iniziato negli anni 70, uno prima che nascessi io e l'altro poco dopo. E sono andati in pensione pochi anni fa, ma non sono gli unici, abbiamo altre persone che sono più di 30 anni che lavorano all'interno della nostra azienda. E poi abbiamo tutta una serie di nuove persone, giovani, che sono entrati e stanno crescendo all'interno dell'azienda, all'interno dei vari reparti. Ci stiamo anche organizzando in modo diverso, cerchiamo di essere molto più flessibili. E abbiamo delle persone giovani che entrano e fa stanno facendo formazione, stiamo facendo formazione, facciamo anche una formazione esterna e li seguiamo, li facciamo crescere all'interno nei reparti, nella parte di qualità, nella parte di progettazione, nella parte della commerciale, quindi c'è sempre un buon rapporto. Poi anche i nostri orari sono, diciamo, molto flessibili. L'azienda lavora su un turno lungo dove ci si organizza per le necessità delle varie persone. Ci sono persone che hanno figli piccoli e hanno la necessità di entrare prima o uscire dopo, non c'è nessun problema. Bene, sì, quando parliamo appunto di sostenibilità raccontiamo quindi un mondo sfaccettato, ecco, perché ci fa piacere anche proprio ospitare aziende che esprimono questo e che possono raccontarlo. Ma ecco, spesso poi il nodo quale diventa? Qual è? Come la sostenibilità intesa in questo senso così pervicace, così a 360 gradi, si riesce a connettere alla sostenibilità economica? Perché e poi in realtà è una compenetrazione che non è così ovvia, nel senso richiede lavoro, organizzazione, visione probabilmente. Certo, in un ambiente bello, sia a livello, beh, parlo bello nel suo significato più alto, quindi bello perché sano, bello perché comunque luminoso, bello perché in un ambiente vicino alle montagne, in mezzo agli alberi, in un bell'ambiente anche sociale all'interno dell'azienda si lavora meglio. Si lavora meglio, lavorare meglio vuol dire avere meno infortuni, vuol dire avere meno problemi, vuol dire che se c'è da fare qualcosa in più lo si fa, se c'è da fare qualcosa in meno lo stesso, però si riesce ad andare avanti e questo a livello proprio di organizzazione e di lavoro aiuta. Noi all'interno dell'azienda da qualche anno abbiamo anche un giornale perché cosa succede? Noi che abbiamo a che fare con il cliente o anche col fornitore. Noi dico io, mio fratello, o comunque il nostro sales manager e così via. A volte abbiamo delle notizie, abbiamo qualcosa che le persone che lavorano all'interno dell'azienda invece non conoscono. E quindi cosa abbiamo fatto? Anche seguendo delle normative con la ISO 9001,
abbiamo detto ok, cerchiamo di far partecipi di quello che facciamo all'interno dell'azienda, e questo giornale ci aiuta anche su questo, quindi tutte le persone che lavorano all'interno sanno quello che succede. Quindi che fare sta facendo anche una buona comunicazione interna. Anche una buona comunicazione interna, oltre che esterna, cioè, serve anche quella interna, a far capire cos'è che stiamo facendo, il perché di alcune decisioni, il perché adesso noi ci stiamo ingrandendo, poi purtroppo la burocrazia, il Covid così ci ha rallentato e siamo in ritardo, e molte persone all'interno dell'azienda si dicono perché ci avete detto che stiamo crescendo e non vediamo i lavori? E allora gli si spiega anche cosa è successo, perché a volte sono cose che sono più grandi dell'azienda, il Covid, certo, la burocrazia, quindi va spiegato, e questo gli rende partecipe di quello che facciamo. Qui a Genova, tra l'altro, organizziamo tutti gli anni un pullman che dall'azienda porta giù in una giornata chi vuole a vedere la fiera, a vedere la città, stiamo assieme, ceniamo assieme, è un modo per fare, per stare assieme. Beh, è vero, siamo pochi, 30 persone è una cosa organizzabile, un'azienda più grande potrebbe fare Però sicuramente fatica, 30 persone informate, motivate, che stanno in un ambiente insomma sereno, sono 30 persone che sicuramente costituiscono un valore. Guidi, il vostro sviluppo, lei lo diceva, volete ampliare il vostro sito di Grignasco, sì. Quali sono i vostri progetti anche sul 2023? Allora, questo progetto che è arrivato purtroppo in ritardo, comunque c'è l'ampliamento dell'azienda, quindi nella parte prima dei capannoni con una nuova zona di ricevimento dei semilavorati dai nostri fornitori che sono tutti della zona o comunque più lontani sono di Brescia. E quindi il controllo della materia prima, poi va in lavorazione e un ampliamento della parte di produzione e la parte di magazzino dove poi vengono spediti i nostri prodotti. Questo per il 2023, poi probabilmente nel 2024 amplieremo anche gli uffici con delle nuove zone, sia per la parte di sempre qualità, di commerciale, di progettazione assolutamente. Questo diciamo nella parte fisica dell'azienda sono i progetti di quest'anno e poi ne abbiamo altri in essere, la più di livello di commerciale. Sì. Certo, la sua azienda è stata fondata nel 1968 da Bruno Guidi, è gestita da lei e da Alessandro che sì, anche da papà, che papà rimane sempre con noi, siamo noi tre. E quindi insomma questo aspetto familiare quanto ha aiutato a sposare, no, questo concetto di sostenibilità a suo avviso, cioè il fatto che siete rimasti in un bel luogo, comunque uniti dal punto di vista familiare. Quanto conta proprio nello sviluppo etico di un'azienda, diciamo così? La famiglia comunque, una buona famiglia aiuta, questo un buon ambiente anche familiare aiuta ad avere un buon ambiente lavorativo, quindi questo aiuta tantissimo. Poi io mi occupo e ho avuto studi diversi da mio fratello Alessandro che è più tecnico, però entrambi siamo appassionati di sport tutti e due, sia bicicletta che sci e anche qualche anno fa anche un po' di barca vela, e questo anche lo sport aiuta tantissimo. Lo sport è un altro aspetto dell'azienda, abbiamo una squadra di ciclismo, sia su strada che mountain bike, e sponsorizziamo una barca vela, un Class 40 con Andrea Fantini che durante il Covid ha fatto tre importanti regate, e anche questo che abbiamo comunicato all'interno, perché poi è piaciuto tantissimo all'interno, oltre che ai nostri clienti. E quindi tutte queste cose, lo sport, la famiglia, il sociale, l'ambiente, sono tutti aspetti che devono convivere per far crescere un'azienda e per far crescere anche le persone che lavorano all'interno dell'azienda. Per essere più vicini anche a casa, al proprio ambiente, la differenziata, cercare di risparmiare sull'energia, essere informati su quello che sta succedendo attorno a noi. Bene, bene, noi continueremo questo viaggio nelle aziende virtuose e a farci spiegare proprio da loro, no? Questi concetti a volte sembrano un po' trascendentali, la sostenibilità, la transizione ecologica, eccetera, ma che, come vedete, quando poi sono raccontati e divulgati in maniera molto semplice, come per esempio come funziona all'interno di un'azienda, diventano molto più masticabili. Grazie a Daniele Guidi, che è Quality and Sustainability Manager di Guidi SRL, grazie per essere venuto a trovarci.
E noi con Teniamoci Compagnia abbiamo finito la nostra mattinata insieme, grazie per essere stati con noi. Noi torniamo come sempre domattina alle 10:30 qui sul canale 14.